Tante, intanto ci godiamo questa vittoria, un pubblico veramente fantastico. Mariano, da te tutti si aspettano esperienza e quella ce l'hai, uomo di battaglia, e oggi sei arrivato subito in piena battaglia. Sì, non era facile entrare, diciamo, a freddo, poi di tanto tempo che era in attività, sapevo, no, che era difficile, ma alla fine è andato bene e importante che abbiamo vinto. Ci sono tanti giocatori che in mezzo al campo parlano la tua lingua, cioè giocano bene con i piedi, facciamo l'esempio di Palmiero, Bruccini. Sì, sì, veramente ci sono grandissimi giocatori che hanno un grande futuro davanti. Una ventetta sudamericana fra tre Baez, abbiamo visto anche un bel calcio, come possiamo dirlo, spumeggiante la sudamericana. Sì, sì, ci siamo trovati bene, ci capiamo al volo, quindi speriamo di continuare così. Quanto hai nelle gambe? Voglio dire, adesso arriva Foggia e probabilmente ti toccherà di nuovo a te giocare. Non lo so questo, sicuramente mi mancava tanto la partita, sono stati mesi duri. Niente, è arrivato, importante che è andato bene, adesso pensiamo subito alla prossima partita. Mariano, il San Vito Merulla ha qualcosa di magico? Non lo so, soltanto noi pensiamo alla squadra, poi ovviamente fa piacere, ma dobbiamo stare tranquilli. Okay. Ultima domanda, è la classifica, l'hai vista? Sì, ma noi ci dobbiamo avere i piedi per terra, noi dobbiamo raggiungere la salvezza, poi piano piano si vede cosa succede. Perfetto, grazie Mariano. Grazie Mariano.